Ciao ragazzi, mettetevi la sveglia perché se tutto va bene, domani iniziamo Demon's Souls. Non vedo l'ora perché questo è il gioco che attendevo di più per PlayStation 5, quindi segnatevelo sul calendario, non mancate! Ma sinceramente mi sembra un po' prematuro parlare di calciomercato in un momento come questo della stagione in cui, insomma, ci dobbiamo ancora qualificare in Europa League. Stiamo dimostrando effettivamente che forse qualche rinforzo ci potrebbe dare una mano, sai, soprattutto a livello di esperienza, perché la squadra sta alternando momenti di grande calcio a negligenze dovute ovviamente alla giovane età della... Che stiamo facendo l'intervista? Che succede? Mister, devi guardare un attimo questa cosa, guarda un attimo. Vabbè, dammelo. Scusate un secondo, ma c'è qualcosa di importante, urgentissimo. È appena uscita, è su tutti i giornali. Scusa, ma che roba è? E questa è una chat, sembrerebbe, dei nostri giocatori. Stanno parlando tra di loro, vedi? Ah, ma è uno scherzo, cioè stiamo scherzando. Scusate, ma qui ho ricevuto messaggi che non possono essere veri, cioè... Mi sembra un po' un tentativo di creare un po' di casino, però vabbè... Sì, chiederò... Salve a tutti ragazzi e bentornati a MyShosha! Siamo tornati con la modalità carriera di FIFA 21! Oggi è un giorno particolare perché, come avete visto dalla intro, qualcosa è successo! Ma siamo primi in classifica, ma perché ci devono essere sempre qualche spia, qualcosa che ci mette gli zampini tra le ruote? No, come si dice? Lo zampino tra le... Se non avete visto l'ultima puntata, la trovate qui in alto, ma già il gioco ci mette un po' in difficoltà con delle situazioni un po' così. Il nostro Arsenal è una squadra un po' altalenante. La parte in campionato, che è veramente portentosa, cioè, il campionato non ci possono dire niente. Anche se qualche scivolone lo abbiamo fatto, ma in Europa League, nonostante la classifica in questo momento ci sorride ancora, ma solo perché era un gruppo dei pellegrini. Cioè, ragazzi, ma guardate che gruppo! Ma abbiamo fatto schifo! 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. E beh, la colpa è la mia, sono io l'allenatore, con chi me la voglio riprendere. Manca una partita al termine del girone e noi ci andremo a scontrare contro l'Anversa, che è ultima, ma battendoci arriverebbe a 8 punti, mentre Braga e Nizza devono giocarsela. È un po' un incastro di situazioni, ma la vittoria ci garantirebbe il passaggio, altrimenti possiamo pareggiare ma sperare che il Nizza perda. E nell'ultima puntata siamo tornati a casa vincendo contro lo United, sono molto contento ragazzi. Chi non mette mi piace adesso è uno spione della chat, basta, l'ho detto, vabbè, qualcuno deve aver mandato in giro quella chat, lo troveremo. Infatti adesso che ci penso, ecco perché non si rendeva, no, ma volevo mostrarvi un'altra cosa molto interessante per quelli che sono un po' più avvezzi a la parte più manageriale del gioco, perché noi all'inizio dell'anno abbiamo comprato giocatori giovani, li stiamo facendo crescere, voglio mostrarvi un po' i frutti di questa crescita. Allora, Pepe, per esempio, che intanto da 82 è già 85, è arrivato al cap, come potete vedere, ragazzi. Più di questo non può crescere. Ha completato il suo piano di crescita come ala invertita. E infatti, ragazzi, adesso ha 5 di piede debole. Non mi ricordo con quanto partiva, però adesso è al massimo. Io l'unica cosa che mi sentirei di fare è andare a intervenire sull'attitudine del giocatore. Quindi ha 5 stelle abilità, così abbiamo 5-5 e diventa veramente una bestiola. C'ha solo 25 anni, ora magari non cresce più. Però ti rivendi un'ala 85, 5-5 di stelle, Stonks. Stessa cosa, voglio applicarla a lui. Happy Hour, l'oro di Londra, le petite. Il nostro War, che ha solamente 3 di piede debole, non è poco. In poche settimane dovrebbe imparare, vediamo un po'. Per il suo ruolo averci almeno 4 di piede debole è importante. Allora ragazzi, prima partita contro il Crystal Palace. Giocherei proprio con questa formazione perché sto pensando, ma io Pat Sondaga e Aubameyang, quando li sfrutto tutti e due insieme? Tra l'altro, uno dei giocatori che mi sta piacendo di più è Leno. No, che brutto parla per Luigi Pardo. Devo togliere sta cosa, ragazzi. Da quando ho messo la versione PS5, cioè PS4. Vi ricordo, ragazzi, che possiamo intervenire in qualsiasi momento. È cosa che farò. Oh, Camavinga! Camavinga, segna lui! Il ciclope, l'uomo che non ti aspetti. Devo capire chi è che ha fatto uscire sta notizia, sta cosa strana. Ora, non so se crederci o no,
mi pare un po' strano, sapete, i giornalisti si inventano sempre un sacco di cose, però chi potrebbe averla fatto uscire? Perché alla fine i miei titolari in campionato stanno giocando bene, io coinvolgo tutta la squadra. Non saprei. No, Patson da Capalo! Chi potrebbe? No, 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 no! Saliba! Che erroraccio! Ecco, vedete ragazzi, sti errori così banali mi puzzano. Che ci sia un complotto all'interno dello spogliatoio mi sembra un po' cioè, stiamo a vincere, oh, ma scusate, vi sto... Ragazzi, ma questi io li porto a vincere un titolo? Ma come possono essere contro di me? No, no, mamma, mamma, ma Cugliate, ragazzi, ma uno scandalo, Cugliate. Qua, ragazzi, li posso salvare solo io, perché mi sa che è in atto una sorta di, no, rivoluzione, però un ammutinamento. Vado io, ragazzi. Mamma, c'è la neve. Vado io, aspetta. No, vabbè, mi sono sbagliato. Comunque non è facilissimo entrare così a freddo in tutti i casi. Esce Cugliate, meno male. Oh, Thomas Partey! Assist di Patson Daka. Prendi quella palla. E questo comunque è un altro derby di Londra, eh? Crystal Palace Arsenal. Entra e subito scossone. No, ma seguimi. Bravo. Szoboszlai! No! Se l'era chittata. È l'ultimo secondo, ultimi secondi. Pierre-Emerick! Sì! Thomas Partey! L'uomo di Mister Spettacolo! L'uomo di Mister Spettacolo! Senza l'oro di Londra! Adesso tutti dietro, all'ultimo secondo! Ma è servito lo scossone di Mister Spettacolo! Lo scossone di... Oh, Thomas Partey, doppietta, ragazzi! Prima partita che lo mette a centrocampo e non CDC! Strizza l'asciugamanino, Mister Spettacolo! C'è qualcosa che non mi torna di questa chat, perché non ho notato niente di strano, cioè stanno tutti giocando alla grande. Ma senti, la famo così. Capitano, via qua, Pierre-Emerick. Ciao mister, come stai? Dimmi tutto. Così, te la butto là. Ma tu sai niente di sta chat? Non è che magari ne avete parlato nello spogliatoio, no? Oppure vi siete detti qualcosa? No mister, te lo assicuro, non abbiamo mai parlato nello spogliatoio. Noi siamo tutti con lei. Io non so niente. Ma sei sicuro? Tu mi assicuri che è fake, che non è vero, che non... tutto a posto? Sì, te lo assicuro, mister. È fake al 100%. Tranquillo. Va bene, grazie Pier. A posto. Oh, e il Liverpool scivola. Benvenuti a Londra. Questo è l'Emirates Stadium che accoglie il Liverpool in una delle partite più calde di tutta la Premier League. Oggi si affrontano le due contendenti al campionato. Da una parte i padroni di casa, l'Arsenal, i Gunners, condotti da Mister Spettacolo a un improbabile primo posto fino a questo momento del campionato. Dall'altra parte c'è il Liverpool, che viene condotta dal suo numero 10, Sadio Mané, ma c'è Salah. Abbiamo visto anche un volto nuovissimo, quello di Modric. Vedremo oggi come si schiera la nuova formazione del Liverpool. E forse il fatto che la notizia di un'ipotetica chat contro Mister Spettacolo sia uscita proprio nella settimana in cui l'Arsenal va a sfidare il Liverpool, può essere un caso. Voci di corridoio, insomma, parlano di questa cosa. Vedremo che impatto avrà sulla squadra. Sicuramente in questo momento, almeno mentalmente, la squadra che sembrerebbe in difficoltà è il Liverpool piuttosto che l'Arsenal. Ma vediamo come si schiera il Liverpool oggi con Alisson in porta, Modric, Fabinho, Thiago Alcantara, Salah, Firmino e Mané lì davanti. C'è anche Lacazette in panchina, ricordiamocelo. Scusate, dovevo togliere Pierluigi Pardo. Si inizia e finalmente senza Pierluigi Pardo. Forza, questa è la partita più importante, ce la dobbiamo giocare alla grande, forza. Si sono già affrontate queste squadre e l'Arsenal l'ha spuntata ai rigori per il Community Shield, ve lo ricorderete sicuramente, anche perché prima l'Arsenal vinceva solo su rigore. Eccolo, Mané. Oh, bravo l'oro di Londra! Anticipa tutti! No, sbaglia tutto! No, Maximen, santo! Oh, San Maximen! No! Alisson gli dice no! L'oro di Londra! Ma è troppo libero, ma San Maximen lì, eh! Lì San Maximino te fa male, eh! Occhio! Oh, no, Modric! Piatelo! Bravo, Gabriel! Ragazzi, Gabriel...
difensore titolare adesso, eh. Pensavamo tutti a Saliba, ma invece no, è Gabby Magallanes. È il manganello. Però qua. Lo capisce ieri. Ceballos vede la luce, ragazzi. Ha una visione di gioco che altri non hanno. Che fa? Non so. Cosa ha fatto? Ma se apre troppo. No. Vabbè, signori miei. Primo tiro. Primo gol. Weekend League be like. Gliel'avevo presa, ma poi rimpallata. Esulta, Sadio Mane. 10 gol già. Vai, vai, mo non la puoi sbagliare. Mo non la puoi proprio sbagliare. Un cioccolatino di Pierre-Emerick Aubameyang. Nella partita più importante, i campioni escono fuori. San Maximino, che non è San Maximino perché se l'è mangiati 26. Però vedete, ragazzi, come giocano male. Mi lasciano un sacco di spazio. L'oro di Londra. Oh, raga, li sto spanicciando. Tira! La ribaltano loro. Scambio di favori tra Santo Massimiliano e il grande Pierre-Emerick. Vabbè, gli ha tirato una sciabarabba. Gli ha proprio tirato una bomba addosso. Come va? È andata bene. Guarda, l'aveva mezza sbagliata. Guardate, spum. E invece alla colla sopra quei piedi. Nessuno che lo marca. In tilt la difesa del Liverpool. Mi sa che oggi finisce tanto a poco. E pensate che ho attivato anche la modalità competitiva. Cioè che in teoria il gioco, la CPU, dovrebbe replicare il comportamento dei giocatori, tipo in Weekend League, dei pro player. Evidentemente sta replicando il mio comportamento in Weekend League, perché vi ho tutti sti gol. L'oro di Londra. Per chiuderla! Per chiuderla al 39esimo! Happy hour! Oh mio Dio, che sta succedendo? Ragazzi, io non so. Bravo, bravo. Si chiudono a riccio e si riparte. Si chiudono a riccio e si riparte. Aspetta l'oro di Londra. Mamma mia, mamma mia. No, ragazzi, gli faccio il 4-1 e è finita, eh. Diventa scandaloso, eh. E fallo diventare scandaloso! Li ho pure aspettati. 4-1 qua, ragazzi. Qua, Jurgen Klopp viene esonerato. Voi mi direte, è troppo facile? L'inchino della pepita di Londra. Giocatore pagato tantissimo. Gliela sbatacchia sotto l'incrocio. Lo United quantomeno aveva posto più resistenza, eh. Sì, hanno iniziato a fa pressing, ragazzi. Sapete che significa per noi? Che è arrivata la merenda. È arrivata la merenda. Ceballos. No, segna pure Ceballos il 5-1. Manita dell'Arsenal. Oh mio Dio, andiamoci a nascondere. No. Guarda, ragazzi, guardate. Io non so come sta giocando. Come stanno giocando? Vabbè, via distorti. Miau. Come? Che è contro la legge della fisica? Oh, no. No, ci si butta nello spazio. Ma lui vede Pepe. Che con grande stile. L'aveva sbagliata. No, ne vuole segnare un altro, Pepe. Ne vuole segnare un altro. 6-1. Ragazzi, pare Manchester. Atteggiamento del Liverpool veramente incomprensibile. Perdono tempo, non ne vogliono prendere un altro. Sarebbe troppo umiliante, guarda lì. Baleno. Gli nega la gioia del gol. Questa alla Peter Seaman. Portiere, questa è tua. No! Gli nega la gioia del gol. Poi fai ste spaverate. E vai a esultare, giustamente, Fabinho. Perché comunque sul 6-2 al 91esimo. Sì. Ne devi fare un altri 5. Finisce così, annichiliti, pura magia a Londra. Sì! Beh, sono veramente contentissimo della mia squadra. Un risultato così, soprattutto contro il Liverpool, seconda in classifica, veramente non ce l'aspettavamo. Avevamo lavorato alla grande per arrivare pronti a questa occasione, ma 6 gol, no, non ce l'aspettavamo. E questa è anche una risposta a tutti quelli che nelle scorse settimane ci hanno attaccato, mi hanno attaccato, insomma hanno messo in dubbio la lealtà dei miei giocatori, e questo credo che sia la risposta più grande. Penso che posso dire tranquillamente che
non c'è pericolo. I miei giocheranno sempre al massimo. Ho massima fiducia nei miei ragazzi, soprattutto per quelli che giocano meno, che mi hanno sempre dimostrato comunque di metterci impegno e volontà. Dopo una cosa bellissima si passa a una cosa difficile, ragazzi. 94, Roman Horn. Questo c'ha un viso strano, sembra tipo Semedo. 15 anni vale 650.000, secondo me può essere buono. Ma che è Random Bot Simulator. Questo è 94, Caleb Barton. Però ragazzi, giocano tutti nella stessa posizione. 200.000. Però raga, non so capire con chi diventa forte. Sapete, io ragiono a stonks. Ma seppure è una pippa, vale 1.000.000, ce lo rivendiamo a 1.000.000. Da zero abbiamo fatto 1.000.000. Infatti mi sa che conviene fa così, mi sa che è una strategia stonks. Questa è la partita per il momento più importante dell'anno. Non si può sbagliare. Intanto, miglior giocatore dell'anno, Ronaldo vince il pallone d'oro. Scende in campo quindi l'Anversa con la sua formazione migliore, ma dall'altra parte c'è l'Arsenal che schiera una formazione di giovani mista a prospetti inclamorosi. Però aleggia sulla squadra di Londra una terribile sciagura, un presagio che parla di una frattura nello spogliatoio tra una parte dei giocatori, quelli più utilizzati, a quanto sembrerebbe, da mister spettacolo, soprattutto dalle chat che sono emerse. Non è stato trovato il responsabile di questa fuga di notizie. A quanto pare quella chat sembrerebbe veritiera. Attenzione, brividi. A quanto pare mister spettacolo per il momento sembrerebbe dar fiducia ai suoi giocatori. Questa è la partita forse più importante, proprio per capire. No, e va sotto un Bocanì. Dicevamo, questa è la partita più importante anche per capire se quella chat è vera, se c'è effettivamente un tentativo di ammutinamento da parte di alcuni giocatori che oggi sono in campo, perché ripeto, mister spettacolo ha scelto di dar fiducia ai suoi uomini, ci crede fino in fondo, anche a quelli che sembrerebbero voler sabotare. Ma oh, attenzione! No, pazzo Ndaga deviato. Quella che è l'avventura di mister spettacolo, non riesce a entrare questa palla in Europa, anche perché sappiamo che la dirigenza ha chiesto la coppa a mister spettacolo, uomo di coppa, vincitore dell'Europa League sia con il Manchester United che con la Lane in un altro arco temporale. Saka, no! Oh ragazzi, il portiere Beiran Vand sta facendo di tutto per non farci segnare. Che e poi viene pagato per quello. E adesso che si vede la differenza tra gli uomini e i ragazzini. Ragazzi, se questa non la posso perdere, Cioè se perdo questa è finito tutto. Basta sta palla, passa sta palla. Vado io. Soboslai, ma soprattutto mister spettacolo interviene e adesso la qualificazione è ancora più vicina, ma non sappiamo il risultato sugli altri campi. Adesso gioca mister spettacolo, sale lui in cattedra, il giovane Dominique, guarda dove gliel'ha piazzata, doppio passo e sbombardata. E però è una macchina da contropiede, è una macchina da contropiede l'Arsenal, guardalo, 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 guardalo. No, Martinelli! Oh no! Oh no, botta sicura! No, mister spettacolo, entrate. L'unico uomo veramente di qualità che si è voluto portare, mister spettacolo, per dar fiducia e soprattutto smentire tutte quelle voci false secondo lui. Eccolo! Oh, vai. Bravo Ciclope! Bravo Ciclope! Non si sa come ha fatto a vederla sta trama. No! Pazzo! Oh! Ha visto la luce, quello è fallo, arbitro! Quello è fallo! Vai Saka! Madonna ragazzi, che ansia! Oh, Willock! No, dai, con cross m'ha saltato. No, ho sbagliato. No, 1-1. Puntiamo tutto sul Braga. Cioè, Martinelli un po' sbagliato. Cioè, io ragazzi ho fatto il mio, Martinelli. No, ragazzi, se sono stato eliminato. Un tiro, hanno fatto in porta questi, un tiro. No!